Oh, salve ragazzi, 38 come va che si dice? Mi sentite? Spero di sì. Allora, come va? Sono bello seduto sulla mia nuova poltrona, oggi faccio una recensione. Sì, oggi ci faccio una recensione così, belli comodi qua. Oh, che bello. Allora, lo so, l'estate ormai è finita. Siamo a settembre. Beh, e che dire, possiamo fare una bella recensione. A che tema? Beh, Space Jam A New Legacy. Grande, vedete? Eccolo qui. Belli montaggi. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo un po' sia di recensione, sia di impressione e un po' di cose. Allora, partiamo dal fatto che il film ci deve fare un po' un passo indietro. Questo film, Space Jam, A New Legacy, o Space Jam 2, A New Legacy, come si preferisce, insomma, che hanno cambiato pure due volte i titoli, prima New Legends, poi Legacy, hanno fatto un po' di cose, insomma. Mo, questo capitolo è una sottospecie di continuo del primo capitolo Space Jam del 96, ma non è neanche un continuo, è un capitolo a parte proprio. È un capitolo a parte che però fa molti riferimenti e citazioni del passato. Mi spiego meglio, ci sono molti riferimenti pure di frasi, argomenti, che parlano dei tot anni passati rispetto all'ultimo film. Ci sono state molte citazioni, per esempio, dai stessi Looney Tunes che dicono: ah, ma sono passati 25 anni, ah, oddio, un personaggio famoso del basket, dell'NBA, mi chiede a un coniglio animato ad aiutare a giocare, a fare una partita di basket, una cosa già vista. Non mi è nuova come cosa, e infatti la citazione anche a Space Jam. Ci sono stati un sacco di battute riferite proprio a Space Jam 1. Uno degli esempi è stato quello di LeBron James, che dice in una delle scene proprio iniziali figurate del film con l'organizzazione della Warner, che voleva fare una collaborazione con LeBron James, e lui stesso ha detto che la maggior parte dei sportivi famosi che poi iniziano a fare film o provano a fare gli attori non finisce mai bene. Ha fatto una citazione del genere, ed è vero, è successo un casino con Michael Jordan. Cioè, Michael Jordan ha accettato di fare il film di Space Jam, ma solo perché poi ci sono stati un sacco di contratti dietro le quinte, dietro retroscene, dove c'è stato molto marketing, business. Michael Jordan comunque era famosissimo come personaggio, era la leggenda del basket, ovviamente. Space Jam specialmente ha avuto successo per Michael Jordan, anche se in realtà noi ragazzini più piccoli come me, che ero più piccolo rispetto a tante altre generazioni che conosco, che sono leggermente più grandi, che come disse lo stesso loro, io l'ho visto per film perché c'era Michael Jordan, io lo vidi perché c'era i Looney Tunes, quindi giustamente due motivi distinti e separati. Infatti mi ricordo più tutte le scene di Looney Tunes che quella Michael Jordan. Infatti ho dovuto riguardare più spesso il film per dare un giudizio più oggettivo e non solo soggettivo, o diciamo per ricordo, no? Per infanzia. Mo, Michael Jordan ha avuto una bella esperienza cinematografica, essendo che ha dovuto fare un sacco di riprese diciamo dietro le quinte con schermate nere, green screen, persone vestite da verde, cioè qualcosa di allucinante. Credo che lui si è sentito molto a disagio effettivamente. Poi spesso molti sportivi non sono degli attori, quindi si vede che hanno un'interpretazione pessima o comunque non tanto ottima rispetto a un vero attore. Bene, nel progetto più o meno era quella la sua citazione, che poi ovviamente era dice qualcosa di la Warner ci ha giocato molto su queste cose. Spesso il film è un modo per prendersi in giro in Space Jam 2 la Warner, perché si prende in giro il concetto business, marketing, ma allo stesso tempo propone di tutto del suo business, tutto il suo marketing, propone tutto, le sue sale, propone pure i suoi stage, propone pure tutti i programmi che ha a disposizione per il pubblico, tante cose. Uno direbbe, beh, questo è tutto business e marketing che hanno messo nel film. A molti questo ha dato fastidio. Onestamente, ma devo spiegare anche a me. Sì, perché io ho sempre odiato il marketing, sempre il business, perché l'ho sempre visto come una cattiveria. Cioè, una cattiveria che approfitta per qualsiasi occasione, qualsiasi cosa.
trova scuse. Per esempio, Michael Jordan, in molti, mo, magari non nel film c'è stato molto business, al di là che ci sono state più che altro molte cose sul basket, sulla sua vita, ha mostrato palesemente tutto il suo successo, le Nike, le scarpe, cose firmate, quindi molti marchi praticamente. Qui invece non hanno parlato di marchi, anche se ci sono state citazioni della Nike e qualcosina, ma buona parte dei casi sono stati tutti più programmi. Programmi. Però più o meno è andato più o meno allo stesso modo. Molte cose che hanno fatto in Space Jam 2 sono stati proposte già in Space Jam 1. L'unica cosa è che qua è un po' più forzato, mentre lì era un po' più un po' del tipo sì, facciamolo, non lo facciamo notare. Qui invece meno freghismo, facciamo notare, chi se ne frega, questi sono i nostri prodotti, tiè, eccola. Magari c'è stato un po' più un casino, cioè è stato un po' più casinato per questa situazione. Space Jam 2 ha un ritmo molto più veloce rispetto a Space Jam 1, proprio come dinamica, cioè magari la trama può essere un po' verosimile all'originale, ovvero nel primo com'era il problema dei Looney Tunes con questi alieni che li vogliono catturare, il mondo dei Looney Tunes è in pericolo, bla bla, e chiedono, vogliono sfidare a pallacanestro questi nuovi nemici, il problema è che loro prendono potere dell'NBA, chiamano Michael Jordan, è uno dei migliori, bla bla bla, cioè in realtà lo catturano e lo fanno precipitare nel mondo dei Looney Tunes, sono dettagli. E basta questo. Ovviamente mi è piaciuto molto perché c'è stata una versione dello stile misto interessante dal 2D nel mondo reale, nel 2D nel mondo digitale, perché c'è stato il mondo digitale, perché molte cose erano in 3D, basta vedere il campo da basket, era lo stadio dove loro giocavano, era tutto in 3D praticamente, al di là che certe schermate erano tutte disegnate, Michael Jordan era l'unico essere da eroe in quelle scene, e appunto un motivo in più che lui è stato in difficoltà. Nell'ultimo film invece con LeBron James invece là è stato tutto diverso, c'erano attori veri, c'erano giocatori veri, c'erano cosplayers, stranamente hanno introdotto molti cosplay, gente che si sono vestiti con i personaggi dei film o delle serie o dei cartoni, no serie, serie televisive, scusatemi, telefilm, vecchi film e quant'altro, di personaggi del marchio Warner, però erano persone vere che stavano a guardare la partita. Quindi fantastico, qui c'è stato comunque molto più contatto, c'era cioè più interazione con altre persone vere, si sapeva gestire meglio, persone che chi faceva la Bunny si interpretava la Bunny a correre, a giocare a basket, a muoversi, a ballare, sono state scene di cose che poi nel film sono state interpretate con i Looney Tunes in digitale, però sono persone vere. Già questo c'è una gran differenza in tecnologia. Però c'è un problema in Space Jam 2, non è la qualità grafica, come posso dire, come è stato gestito il film in senso visivo, perché non mi è dispiaciuto. Caotico, come tutti adesso voi le nuove generazioni, trama molto verosimile, perché ho detto il primo era così, nel secondo invece com'era, beh, le frangenze hanno problemi che il film viene catturato da questo antagonista è rimasto vissuto solo per l'eternità, e vuole bloccare tutta l'umanità che guarda la partita, trova la scusa per attuare il film, riprendere, sequestrare, palesemente rapire palesemente il bambino, il figlio di LeBron James, LeBron James giocherà a base, deve trovare una squadra fortissima, trova i Looney Tunes, cioè tante cose, insomma, la trama è un po' più complessa, cerca di affrontare argomenti vari argomenti, non mi ha dispiaciuto onestamente. Peccato solo che hanno messo troppo e hanno introdotto troppe cose del mondo universo Warner. Mi spiego meglio. Mi hanno messo Casablanca, mi hanno fatto citazioni di Matrix, Mad Max, qual era l'altro? Game of Thrones, tutto. Cioè, tutto il mondo DC Comics, tutto. Mi sta bene, ma in quel caso, nella trama, perché la trama era che dovevano andare a riprendere tutti i personaggi di Looney Tunes bloccati o messi in altri mondi, ok? Del multiverso, nel multi-server, cioè il server della Warner con tutti questi programmi. Mi sta bene, però facciate solo due citazioni. Mi stava benissimo il resto, non importava dove erano. Poi magari quelli mettate negli extra, nei date scene.
No, invece hanno messo un po' troppe, secondo me, un po' sgarra. C'è chi è piaciuto e chi meno. A me non è molto piaciuto. Cioè, mi è piaciuto le ritransizioni, i ritrasferimenti, le ritrasformazioni delle scene originali a quelle là di Fasulle, fatti con i Looney Tunes. Alzo le mani, ci può stare, mi piace, ma allo stesso tempo mi ha un po' urtato, perché queste sono tutte cose che hanno citato, che sono citazioni solo per chi conosce il mondo cinematografico, solo per chi è fan sia del cinema, della Warner, chi conosce questi film, ma c'è pure il fatto che sei una persona grande di età. E per i giovani, tutti questi bambini, ragazzini che vedono per la prima volta il film e conoscono malapena i Looney Tunes e non hanno mai visto tutti questi film, loro non capirebbero mai queste cose. Li butti in un universo così all'improvviso, pam, di cose che loro non ci capisco più nulla. Certo, c'è il fatto che quelli dicono quanta roba, e poi magari si interesserà a vederlo più avanti. Per carità, ci può stare, ci può stare, non lo posso negare. Però nello stesso tempo è un po' troppo esagerato. Hanno fatto pure una citazione dei Gremlins a caso che mi è piaciuto troppo. Cioè, mettono i Gremlins e non mettono mai Gizmo. Mi hanno messo un'altra volta Ciuffo Bianco, Stripe in inglese, Striscia. E, no, è fantastico sta cosa, è stato qualcosa di fantastico, fantastico. Mi ha fatto ridere in un certo senso, mi ha fatto ridere. Perché troppe citazioni. Però mi fa poi che dire, vabbè, poi ci sono, vabbè, i nuovi, la Doom Squad, che io pensavo che la Doom Squad era dal termine testito Doom, invece no, è Dawn Squad, non Doom. È Don con la M, che è il nome del figlio di LeBron James. Quindi il team, che fantasia, la squadra di Don. Ok. Vabbè. Personaggi, chi ha i superpoteri, chi meno, chi rappresenta un po' le loro caratteristiche, anche se poi una che era la White Mamba, che è la donna serpente. Io ripeto, secondo me la Warner ha visto XCOM, ha detto, ah, ecco, quella è una viper, bellissima, la usiamo e la chiameremo White Mamba. Non so perché, io la vedo così, poi non lo so, può essere pure di no, però io la vedo così. scherzi a parte, mi è piaciuto, in un certo senso il film mi è garbato, cioè è godibile come film di intrattenimento. Uno direbbe, ma non è ai livelli come il primo. Io vi dico semplicemente che il primo film, io quando lo vedo, taglio tutte le scene di Michael Jordan, tutte. E vado direttamente nella situazione con i Looney Tunes, punto. Come faccio con Star Wars Episodio 2? Praticamente, finale è la scena di Kamino. Basta, perché sono quelle le uniche scene che mi interessano. Tutto Geonosis, qualche inseguimento con Jango Fett, sugli asteroidi, Kamino e basta. Basta, il resto è tutto Padme Amidala con Anakin Skywalker. Non è un filmone quello. È un bel film in tutto sommato, ma se dobbiamo dirla tutta è molto noioso in certe occasioni. Episodio 4, 5 e 6 te lo guardi tutto. Te li guardi tutti quanti insieme. Episodio 3 te lo guardi tutto. Episodio 1, vari, poi tagliate, poi lasciate stare pure delle scene. Space Jam 1 non è che è stato un successone quando è uscito, ha avuto successo dopo, perché hanno capito che effettivamente aveva più valore in altri contesti. È diventato un cult perché molte generazioni mie, anche quelle un po' più grandi, si ricorda ancora come un bel film perché c'era quello, c'era quello, c'era quello. Però quando è uscito, non è che tutti sono impazziti a vederlo. Per dire, stessa cosa, questo Space Jam 2, stessa cosa. È uscito, ha avuto molte critiche per tanti fattori. Però ho sentito una cosa, ecco, che mi sono andato di staff. Ma vi dico solo che Space Jam 2 forse non sarà adesso un filmone, ma dopo forse diventerà un cult. E posso dire pure che potrà diventare un cult, perché hanno fatto un po' alla cosa dei Gremlins. Uno direbbe perché? Perché i Gremlins, se ci pensiamo, hanno sfruttato tutte le tecniche cinematografiche, hanno fatto un sacco di citazioni e riferimenti.
molto del tipo nascosti, easter egg, dei piccoli easter eggs, no? Che tu li devi sgamare un pochettino questi modi qua, devi capire un po' queste cose. Lì invece è più sparato. Però devo essere sincero, vedere i Looney Tunes in 3D è stato molto interessante, ma io lo sapevo. Io dissi, Space Jam 2, sappiatelo che lo faranno i Looney Tunes realistici, cioè in 3D. Realistici, perché sono realistici palesemente. Vuol dire, beh, li avevano fatti in 3D, e i Looney Tunes se fossero reali veramente li avrebbero fatti in quel modo. Cioè, se vivessero veramente il nostro mondo sarebbe in quel modo. Ma uno mi dirà, perché non l'hanno fatto allora in Space Jam 2, 1? È perché hanno usato la logica che se Michael Jordan è rimasto reale nel mondo dei Looney Tunes e non è diventato un cartone come LeBron James, automaticamente i Looney Tunes se passano nell'altra parte, nel mondo reale, praticamente rimangono in 2D. Quindi non cambiava assolutamente nulla della cosa. Qui invece hanno fatto un'altra cosa, hanno detto ok, LeBron James è diventato realistico, è diventato un cartone nel mondo dei Looney Tunes, automaticamente i Looney Tunes in altri mondi potrebbero diventare in 3D. Ovviamente vuol dire, ma scusami, sono stati su Matrix, sono stati dall'altra parte, ero ancora in 2D. Semplice, perché non hanno mai avuto un update grafico in 3D. Nel film, infatti stesso quello là del multiserver, l'antagonista, gli ha detto, ah, ci vuole un update, e li ha trasformati in digitale. Quindi vuol dire che prossimamente potranno essere in digitale in un mondo reale. In questo caso potrebbe diventare nel mondo reale di nuovo dentro in 3D. O passano solo e unicamente in 2D. Chi lo può sapere, chi può vedere. Però hanno fatto molti riferimenti cinematografici, hanno fatto molti stili, hanno messo in mezzo molte tecniche, hanno messo in mezzo tante citazioni della storia del cinema. E non mi ha dato fastidio. Però ovviamente è troppo, e quindi per una nuova generazione può essere un po' eccessivo, almeno io la vedo anche così. Poi, che dire, il film comunque, vabbè, è una partita di basket un po' particolare, vabbè, ma anche il primo film, non è che era chissà che basket, raga, non era basket. L'unica differenza posso dire che in Space Jam 1, magari la trama era talmente semplice che manco si sono tanto complicati a farla, però l'hanno resa abbastanza decente proprio perché hanno messo molto il cartunesco e hanno messo in mezzo molta la partita con azioni, immagini, scene, tutto in 2D, tutto disegnato, cercando di far sempre ridere. Anche in Space Jam 2 vogliono far ridere, però è più adulto, non è troppo da bambini. Tranne quei Looney Tunes proprio fanno ridere a prescindere, vogliono far ridere, cercano di far ridere, però li hanno fatti molto per adulti in un certo senso, in certe occasioni molto per adulti. Per adulti in senso che fanno molte citazioni e riferimenti del passato. Sì, perché io l'ho visto con un mio amico e lui mi ha detto, perché fa vedere questa scena? Perché fa vedere Bugs Bunny che ingrassa? Perché ci sono citazioni di momenti con Bugs Bunny quando diventa per esempio il barbiere, o quando dice a LeBron James vado a caccia di conigli, si ingrozza, no? It's a rabbit, cioè fa questa cosa, o quando dice caccia al coniglio, caccia all'arabe, caccia al coniglio. Quelle perché sono le citazioni cinematografiche, perché ricordiamoci, Looney Tunes sono dei cortometraggi, ma sono stati tutti al cinema, perché la televisione non è che è nata negli anni 30, è nata più avanti, leggermente più avanti, ricordiamoci. E quindi c'erano solo film e cortometraggi animati negli anni 30, inizio anni 30. E, anzi, in realtà quasi già fino agli anni 20, inizio anni 30, perché era tutto sonoro, ragazzi. Ricordiamoci che era tutto orchestrale, solo sonoro, molti cartoni. Non c'erano audi, voci e quant'altro che sono stati poi riproposti più avanti. E questa è storia del cinema, ragazzi. Siamo in già storia del cinema. Bene, detto questo, vi ho fatto un po' più un resoconto generico, perché Space Jam 2 non c'è molto da dire.
Non è un brutto film, è godibile vederlo visivamente, si può riguardare quante volte, però non è adatto per next gen, però è troppo caotico per le old gen, perché è uno stile per ragazzi, però ha troppe cose per adulti. Il Gigante di Ferro, King Kong, King Kong no, ormai King Kong pure old next gen lo conosco grazie a Godzilla, Gojira e gli ultimi film proposti, però i Gremlins chi li conosce? Il Gigante di Ferro l'hanno visto magari in Ready Player One, non sanno manco che cos'è. Scooby-Doo, ok, hanno fatto un tuo film in 3D, bene. Yogi, chi se lo ricorda? Wookie Race, che tutta rompe le scatole, che oh mio Dio, c'è l'impostore di Among Us, no, quella è la cacchio di luce del faro della macchina di Penelope Pizzo, di Pizzo si chiama, Penelope Pizzo di Wookie Race. Oh, mostra che chi ha visto il film l'ha notato. Oh, senza che ogni volta dico ma Among Us. Ci vuole. Basta questo. Posso dire che hanno rimesso in mezzo molto Labanni come personaggio quasi secondario. Secondario nel senso che il primo sono è Bugs Bunny, LeBron James. Il secondo subito è Lola Bunny, è l'antagonista e il figlio di LeBron James. Poi gli altri sono tutti di rilievo. Ah, e poi c'è stata c'è stata la cosa comica con Michael Jordan, perché hanno detto che doveva arrivare Michael Jordan in un cameo. Tecnicamente c'era, perché c'era la versione in profilo di dietro nella scena, nell'immagine, nell'inquadratura. Lui veramente ci sta la sua vera sagoma quando arrivava, però il problema che era magari la versione digitale rifatto quando era giovane. So che quando è arrivato il personaggio in realtà non era Michael Jordan ma era Michael B. Jordan, che era un attore, non Michael E. o A. Jordan, che sarebbe il nome completo di Michael Jordan. Quello è l'unico cameo mezzo ironico, sarcastico, che ti prende in giro, che ti trolla la grande. Vabbè, per il resto nient'altro. Io a me mi piaceva soltanto per rivedere i Lutus come le hanno fatte evolvere. E mio hermano hanno mantenuto sempre il classico. Al di là che si sono trasformati, le hanno fatte in digitale, ma hanno mantenuto lo stile cartonesco, hanno voluto fare gli effetti digitali cartoneschi. Mi è piaciuto. Però troppo caotico, troppi riferimenti cinematografici e troppo business. Io la vedo così. E per questi tre fattori specialmente io ho abbassato drasticamente il voto di 7,5, perché è troppo caotico, perché la trama era interessante, la nuova dinamica del fatto della tecnologia, la differenza tra il next e old gen ci stava pure, la questione di Looney Tunes ci stava pure, avevano fatto una bella trama, solo che hanno messo troppo il business in mezzo, dopo che hanno capito di aver esagerato hanno fatto tutto di nuovo sulla trama e hanno fatto tutto caotico. Tutto caotico. E allora perché dovevano velocizzare, fare un casino. E là non mi è piaciuto. Lì non mi è piaciuto. E allora ho capito che il film hanno un po' strafatto e per me è 7,5. Ah, se volete sapere la votazione del primo film, beh, è 8,5 quello. Sì, perché la trama è banale, però per come è stato gestito il film invece no. È fatto discretamente bene, molto meglio, anzi molto meglio. Bene raga, io qua vi saluto, qui del 38, al prossimo video. Spero che, come vi avevo detto, facevo i vlog delle recensioni cinematografiche qui. Non lo facciamo più, adesso non lo studio di là. E poi sono comodo, quindi raga, è così. Quindi io vi saluto, qui del 38, passo e chiudo. Bella raga.